Thank you.
adesso vi faccio questo ciak si gira, perché praticamente ho iniziato a vloggare oggi facendovi vedere diverse scene della mia mattinata di un normalissimo e tranquillissimo lunedì mattina. Quindi lunedì mattina è il classico giorno in cui preparo le capsule del caffè per tutta la settimana, quando non ho quelle borbone che acquisto su Amazon, però non lo diciamo. Poi arriva la spesa di Esselunga, quindi vi ho fatto vedere che ho riempito il frigorifero, adesso abbiamo di nuovo il super frigorifero pieno. Insomma, abbiamo fatto colazione, ho preso i panni dallo stendino per metterli in asciugatrice. Ho impostato la prima lavatrice, probabilmente oggi ne farò una seconda perché comunque il tempo promette bene. Sto aspettando ancora che si asciughi il coprimaterasso, non riesco ancora a metterlo sul letto, agnaiai. Però purtroppo, allora, purtroppo per fortuna, nel senso, ha un buon tessuto, una buona spugna, è molto molto bello potente, diciamo, tra virgolette, mi piace tantissimo, ma fa difficoltà ad asciugarsi. Anche nell'asciugatrice si va praticamente tutto il pallone e quindi difficilmente si asciuga, quindi lo devo tenere parecchio all'aria e aspettare che si asciughi. E purtroppo ancora non è pronto, però va bene lo stesso, insomma. Aspettiamo che si asciughi e poi magari nei prossimi giorni farò un video, insomma, con voi e faremo anche il letto, rimetteremo il coprimaterasso, cambieremo di nuovo le lenzuola, cambieremo anche il copripiumino che in realtà ho già su da una decina di giorni, quindi tocca cambiarlo, tocca cambiare, pulire, pulire, lavare. Cioè, la mia lavatrice non conosce una pausa, non va mai in vacanza, cioè lavora H24 quasi. Vabbè, piccolezze. Comunque, volevo dirvi, prima di tutto, volevo incitarvi, invitarvi, magari invitarvi è meglio, ad iscrivervi sul mio canale Instagram. Vi metto qui sotto come si chiama, però comunque si chiama come il mio canale YouTube, perché sono tornata attiva. Sono tornata molto più attiva su sul social, insomma, su Instagram, e ho deciso di fare anche una rubrica settimanale in cui vi mostro due prodotti per la pulizia della casa, voi li voterete e quello più votato da voi lo utilizzerò per tutta la settimana per le pulizie, per vedere appunto se vale la pena comprarlo o è un flop. Flop? Top o flop? Niente, oggi sono così un po' pazzerella, ma voi mi amate per questo, immagino. E quindi anche vi volevo, cioè questa è una sorta di vlog anche per parlarvi un po', perché volevo chiedervi quale tipologia anche di video preferite, se volete vedere anche la mia vita di tutti i giorni, quindi come oggi, attimi, step della mia giornata, un tranquillissimo lunedì in casa, tra pulizie di casa, spesa che arriva, coccole, giochi e quant'altro. Oppure, se vi piace di più vedere quei video super produttivi, super concentrati in cui faccio mille mille pulizie, che poi sono le pulizie che faccio tutti i giorni, solo che insomma sono più concentrate in quei video. Oppure, non so che altro tipo di video possono piacervi oggi, insomma, in questi giorni è andato anche online il video del montalatte che ho acquistato, con cui mi ci sto trovando benissimo. Mi raccomando, sotto quel video chiedetemi tutto quello che volete sapere su quel montalatte, perché vi dico, è straordinario. Poi io che amo la cioccolata calda, vi fa una cioccolata calda al bacio, fatta proprio dalle tavolette di cioccolata. Io in quel video vi faccio vedere che il cioccolato lo avevo tritato con il gratide Ariete, insomma, il grattugia formaggio, ho grattugiato il cioccolato. Però potete, poi ho provato a mettere anche pezzi di tavoletta di cioccolato intere e funziona alla grande, quindi senza starvi a sbattere a tritare il cioccolato, mettete il cioccolato fondente o al latte. Adesso l'ho comprato al cioccolato bianco, il cioccolato fondente, ho comprato il cioccolato all'arancia, quindi devo sperimentare tutti questi tipi di cioccolata. Sono eccitata. Stamattina sono così, un po' così, va bene così.
Quindi niente, scrivetemi qui sotto che tipologia di video vi può piacere vedere. Se è così, se è così, se volete fare insomma un po' e un po', magari se riesco vorrei mettervi anche più video durante la settimana, solo che comunque ho un piccolo bambino da gestire. Il tempo è il tempo. Poi lui adora la videocamera, adora il treppiedi, quindi viene, vi muove, vi sballottola e... è così. E quindi vabbè, smetto di fare la scemotta oggi. E quindi concludo questo video facendovi appunto qualche domandina. Scrivetemi qui sotto tutte le tipologie di video che vi possono piacere di più. Se volete che sperimentiamo più prodotti per la casa, io vorrei provare anche qualche cosa un po' di più naturale, un po' di più green, un po' con meno impatto sull'ambiente. Vediamo un po' se riesco anche in questo settore, ho un po' di difficoltà, ma vediamo se riesco anche in questo settore ad essere un po' più ecologica. Ci proviamo almeno, la buona volontà c'è. Seguitemi su Instagram e venite a votare per il sondaggio, così proviamo diversi prodottini. E niente, non mi resta che salutarvi, vi mando un super mega bacio e ci vediamo con il prossimo video. E mi raccomando, datemi spunti, perché io voglio fare video che piacciono a voi.